Tu sai che noi andiamo in campo sempre per ottenere il massimo, rispettando come sempre l'avversario, sapendo di affrontare una delle pretendenti ad andare in Serie A, anche se sta vivendo un momento difficile, ma la Serie B è questa, dove ogni domenica la sorpresa è dietro l'angolo. E quindi proprio per questo motivo noi dobbiamo avere la consapevolezza di essere comunque in crescita e che con grande determinazione possiamo comunque tentare di fare un buon risultato, senza tralasciare nulla, senza pensare di essere la vittima sacrificale. Ho detto ai ragazzi che sono le partite più belle da giocare, stadio bello, grande atmosfera, grande squadra, quindi come ho detto anche sabato sera, quando poi fai le ottime prestazioni, fai buoni risultati, si recuperano anche le energie, si recuperano in fretta, quindi sono sicuro che domani i ragazzi saranno tutti al massimo della condizione. No, qualcosina inevitabilmente dovrò cambiare perché sono alcuni ragazzi che hanno speso veramente tantissimo e quindi mi potrebbero essere molto più utili a partite in corso. Però valuto veramente all'ultimo secondo perché insieme allo staff medico veramente stiamo cercando di guardare veramente il particolare, perché domani ho bisogno veramente di gente che vada veramente al massimo. E quindi in ogni ruolo ci potrebbero essere delle alternanze, diciamo. Non sono convocati, quindi sono gli unici proprio fuori. Noi dobbiamo, ripeto, continuare ad avere comunque questo atteggiamento positivo, cercare sempre di essere equilibrati nelle due fasi. Naturalmente essere ancora più convinti delle proprie potenzialità anche nella fase di possesso, essere più veloci in alcune ripartenze, cercare di metterci più qualità, soprattutto negli ultimi 20 metri. Quindi, ripeto, giocando in un campo bello, perfetto, credo che la squadra possa esprimersi domani ancora meglio. Naturalmente le due trasferte precedenti sono state frutto comunque di due buone prestazioni, risultati un po' alternanti, speriamo che domani venga il terzo risultato che finora fuori casa non abbiamo fatto. Sì, ti ripeto, cerco di dare alla squadra la stessa mentalità, quindi di scendere in campo sia quando giochiamo in casa che quando giochiamo fuori casa, sempre con lo stesso atteggiamento. E quindi fuori casa a volte vai anche meglio perché naturalmente le squadre di casa magari lasciano un po' più spazi, curano un po' meno magari la fase difensiva e quindi naturalmente noi riusciamo a sfruttare meglio quelle che sono poi le nostre caratteristiche, convinti, ripeto, di andare sempre in campo cercando di non lucrare sul risultato, perché non l'abbiamo mai fatto, però stando attenti e rimanendo sempre equilibrati. Naturalmente sappiamo di trovare, come ho detto anche sabato, un leone ferito, quindi cercherà di partire forte, cercherà di metterci subito in difficoltà, cercando di riportare i tifosi dalla propria parte. Quindi dovremo essere bravi naturalmente a leggere in fretta come si mette la partita. Naturalmente c'è anche il rovescio della medaglia, perché se sapremo interpretarla bene e il Pescara dovesse andare in difficoltà, naturalmente per loro si farebbe dal punto di vista psicologico anche difficile perché inizierebbero anche magari a sfischiarli, a contestarli, perché comunque Pescara è una piazza abbastanza esigente, soprattutto dopo una retrocessione, quindi si aspettavano anche dopo un ottimo, brillante precampionato, sicuramente si aspettavano dei risultati diversi. Però ripeto, le prestazioni del Pescara sono sempre state buonissime, hanno sempre creato tantissimo, però poi hanno concesso e inevitabilmente sono riusciti sempre a prendere un gol in più di quelli che poi in realtà hanno fatto, però ripeto, una squadra di grandissima qualità in tutti i reparti, molti hanno giocato in Serie A, quindi affrontiamo un'ottima squadra sicuramente. Io credo che il primo a essere rammaricato è lui, perché sapete quanto lui ci tenga a portare la sua squadra e i suoi compagni alla vittoria. Ho letto da qualche parte un articolo che iniziava proprio con la famosa canzone di De Gregori. E quindi proprio per questo motivo, chi non sbaglia e chi non si prende delle responsabilità, noi che facciamo questo mestiere, ognuno di voi che fa il proprio mestiere, si assume le proprie responsabilità per quelle che sono le proprie azioni. Quindi sono
solo chi sta seduto tranquillo in tribuna o comunque in poltrona davanti alla televisione non sbaglia. Ha sempre fatto gol, ha sbagliato, pazienza, si rifarà prossimamente.